Siamo con Viggiani Alessandro, capitano dei Sombreros, capolista, questa confermati subito quest'oggi con questo risultato bellissimo 8-1. È stata una partita poco in discussione, anche se siete andati subito sotto. Sì, infatti è stato un inizio abbastanza un po' problematico, poi dopo ci siamo ripresi abbastanza in fretta. Vi ho visto giocare, una squadra che fa tanto uso del fisico, siete tutti abbastanza possenti, lo fate vedere in campo, giocate moltissimo sull'attaccante che è imprendibile. Ma qual è l'obiettivo di questa squadra? Realmente non so da quanto tempo giocate insieme, quindi... Beh, noi siamo 3 anni che giochiamo insieme e gli altri 2 anni passati eravamo un po'... Quest'anno con l'attaccante, però, appunto, che stavi citando, siamo primi in classifica e vediamo. L'obiettivo minimo è andare ai playoff. Adesso, con tutti gli scongiuri, tu da capitano... Sicuramente. E poi chissà, dici. Vedremo. C'è un obiettivo di andare in Serie A per l'anno prossimo oppure dici che è ancora presto? Con calma. Ci pensiamo. Tu da capitano devi fare ancora acquisti alla squadra completa? No, per adesso è completo. Vedendo i risultati è completo. Faccio complimenti allora per la vittoria. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao Alessandro. Ciao. Edward Iuri, FC Milano. Sì. Anche se tu c'hai la maglietta del Lione, giusto? No, lui mi diceva che siete ultimi, però una partita l'avete vinta, è già importante. Questo adesso sì, non so da quanto tempo giocate insieme. Quindi. Beh, giochiamo insieme da almeno 10 anni. 10 anni, quindi tanto. Sì. Abbiamo girato più squadre. Non la squadra intera, cioè dico... La squadra è nuova, quindi lei... La squadra è nuova da un paio di anni, quindi cioè 2 anni, l'anno scorso è questo, che siamo insieme e ci proviamo. Siamo qua a trovare i meccanismi. Io vi vedo da fuori, giocate... Si vede che arrivate dall'11 probabilmente, perché avete questo modo di giocare proprio che ricorda l'11, forse dovete adattarvi un pochino al 5, quella è la differenza. Sì, siamo con delle caratteristiche diverse, perché gli altri sono tutti un po' più grossi e noi siamo più veloci magari, quindi facciamo più fatica, perché a 11-5 c'è molta differenza. C'è un obiettivo minimo stagionale oppure... Diamo un numero di vittorie. Giocare bene. Poi le vittorie arriveranno, dici. Speriamo. Quando è arrivata la scorsa e secondo me abbiamo raccolto anche meno al di là di oggi di quello che potevamo, quindi... Loro oggi erano i primi in classifica. Forti, sì, si vedeva molto. Ragazzi, faccio in bocca al lupo. Crepi. Alla prossima. Crepi. Allora. Ciao ragazzi. Ciao.